credi di fare, Karak? Prendi questo pugno di roccia. Ciao Johnny, cosa stai facendo? Ciao Giada, sto giocando con i personaggi della serie 1, Xator e Karak. Ma non ti sei accorto che la puntata è iniziata? No, non mi sono accorto. Salutiamo i nostri amici. Ciao ragazzi, bentornati al Gormiti Show! Quindi stavi inventando Sì, guarda che pugno che mi tiro. Johnny, l'hai visto? Chi? Cosa? Il codice sconto! No, che non l'ho visto! È apparso un secondo e poi è andato via! No, me lo sono perso! Tranquillo, io l'ho visto, sì? Lo ricordo. Brava, segnatelo. E voi vi ricordate che cos'è il codice sconto? Tu te lo ricordi? Sì. Meglio che lo rispiego, vero? Allora, è un codice speciale che appare durante la puntata, può apparire all'inizio, alla fine, a metà, ma appare all'improvviso, quindi bisogna stare molto attenti. Sì. Come in questo momento, perché è stato davvero birichino, non mi ha dato neanche il tempo di segnarlo. Una volta che lo vedete, dovete andare sul sito shop.giochipreziosi.com, scegliere tutti i gormiti che volete, andare sul carrello e inserire questo codice, avrete il 15% di sconto. Però mi raccomando Johnny, sì, bisogna essere molto veloci perché vale solo dal 4 giugno al 1 luglio. E Giada, è uno sconto super gormitico, bisogna approfittarne subito. Guarda Giada, adesso continuo la mia battaglia perché... Mi hai fatto perdere l'arma! Giusto, è un cattivo, perché tra l'altro ricordiamo che nei negozi troviamo ancora alcuni giocattoli della serie 1. Sì, perché te li hai persi. Però Johnny, guarda che super battaglia. Puoi continuare la battaglia dopo, perché una sorpresa per te, anzi per tutti voi. Bellissimo, guarda Xato. Johnny, c'è una sorpresa per la scuola. Ah, ok. Andiamo. Johnny, guarda un po', è arrivata la collezione scuola. Wow, tra l'altro io Giada ho lo zaino a trole col manico estensibile. Già che ci sono, porto con me i miei giocattoli della serie 1. Allora, Karak. Johnny. Xato. In realtà dentro lo zaino, per andare a scuola bisogna mettere altre ragione, cose. Hai ragione, non solo i personaggi della serie 1. C'è ragione, diciamo ai bambini anche quello della serie 3, della serie 2. Poi ci posso mettere la merenda, no, la torta, la pizza e la brioche. No, ok, sì, per fare la merenda a scuola ci può stare o per fare una gita. Ma in realtà guarda un po' che cosa ho io dentro, il mio zaino bellissimo. L'astuccio tre scomparti. L'astuccio, va sì, bene. Sì, l'astuccio e poi aspetta, guarda. Bellissimo. Ho anche, aspetta un secondo, guarda pieno qui. I colori. I diari, sono buona oggi. Uno per te. Te uno ne per regalo me. Uno, aspetta fammi guardare. Questo. No, questo qua. Eh beh, Giada, giusto, c'è Alfa Carrion. Così puoi scrivere tutti i compiti, tutte le verifiche. Ah. E i gormiti sono sempre con te, però guarda, le sorprese non sono finite. Perché? Tieni un secondo. Non rubarmelo, questo. No. Guarda, si può cambiare il davanti dello zaino. No, aspetta, fammi capire. Allora, guarda, vieni, adesso c'è questo. Ok, sì. Abbiamo Lord Sol e Lord Echo. Sì, se io domani voglio cambiare, prendo, stacco. No, ma così si rompe. No, si è rotto, guarda, stacco. E poi, aspetta, è facilissimo. Ta-da! Ho cambiato, hai visto? Scusami. Ah, puoi girarlo! Sì, puoi cambiarlo ogni giorno. Sì, questa è la squadra alfa gormitica. Bene, mi piace. E i gormiti sono sempre con te. Mi piace tantissimo. Ora già andiamo avanti perché c'è un amico che ci aspetta. È vero, ci sta aspettando, andiamo. Ciao Fabio! Ciao! Sei in mezzo a tutti i tuoi gormiti! Mamma mia, ma quanti ne hai? Quanti sono? Li hai contati? No, ma magari se no... 100. 100? 100. Beh, sono tanti, ma secondo me ancora di più, perché cioè, sembrano tantissimi. Sono tantissimi! Se no altri due... altri tre, solo che non stanno in piedi. E poi ce n'è uno senza testa. Quindi bene. Mamma ha detto che era meglio non metterli. Tolto. Ma cosa gli è successo? Secondo me quello senza testa ha fatto troppe battaglie. Vero? Ha fatto tante battaglie. Ma che cos'hai anche lì dietro? Oltre a tutti la tazza. La tazza. Il memory o il puzzle? Vedo il memory, giusto? Se non vedo male. Ma dimmi un po', prima di iniziare, io so che oggi vuoi sfidarci, giusto? Chi vorresti sfidare? Aspetta, dici un po' qual è il tuo gormita preferito. Tutti quanti. Tutti? No! Cioè, tu ti piace, non c'è neanche uno che preferisci più degli altri. Per esempio, io preferisco Lord Carrion. E un Lord Titano.
E di Harry Potter lo so che voi preferite Goro che Piron. Ah, sì. Sì, perché giustamente fanno parte della terra e del fuoco. Beh, però lui ha detto che gli piacciono tutti, quindi quando ci sono combattimenti almeno ti fa per tutti. Giusto, allora è arrivato il momento di sfidarci. È la domanda che ti stavo facendo prima. Chi vorresti sfidare tra noi due? Johnny o Giada? Johnny! Ah, va bene, allora tu lo sai, caro Fabio, che hai davanti il campione mondiale super galattico delle sfide con i collezionabili. E tu lo batterai sicuramente, lo devi fare per me, mi raccomando, Per tutte le volte che ho perso, tu devi riuscire a vincere e a batterlo. Io okay? Sono fortissimo, Ti sei allenato? Sì. Tieni. Va bene. Siamo pronti? Giada, mi devo... E poi anche... Vabbè. Poi perché? Aspetta. Poi, quando okay. arrivo... Quando il mio zio arriva qui, mi ha detto che mi disegna un gormita nel gesso. Ma che bello! Dai, che bello! Allora... Ma l'hai fatto disegnare tutto il gesso? L'hai fatto colorare, scrivere degli amici? Ho ancora tutto bianco. Perché vedo qualche scritta. Ti mandiamo noi una firma virtuale. Te la mandiamo noi. Vai, sei pronto, Fabio? Sei pronto? Sì. Ho trovato Saburo. Saburo ha trovato. E tu che hai trovato? Io ho trovato Zarnok. Sai chi è Zarnok? Sì. È un cattivello. È nel mondo oscuro, hai ragione. Quindi tu devi ancora di più batterlo. Va bene, allora. Però devo essere sincero. Io lo sai, Fabio, che non è che tifo molto per i cattivi, però posso ammettere che Zarnok è forte, perché nella sulla card che numero hai trovato? Sulla card al numero 8, Giada. Numero 8, e tu che numero hai trovato, Io Fabio? Il numero 7. 7, ah! Ok. Siete vicini, eh? Va bene, ci sta. Ora bisogna vedere... Che cosa c'è sotto al piedino? Cosa hai sotto il piede? Io il numero 5. Lui è il numero 5. Quindi, non Gianni, sento, scusatemi. Lui è al numero 5. Numero 1? 5 ha detto, 5. Vediamo, quanto fa 7 più 5? 12. Io che numero avevo sulla card? Il numero 8. E sotto il piede... Che numero hai? Ho il numero... Che numero? Dillo! Lo devo dire davvero. Non lo vuoi dire perché hai perso, per caso? No, perché... C'è Fabio che sta aspettando. No, perché non so leggere questo numero, è troppo difficile. Lo leggo io se vuoi questo numero. È il numero 1. Quindi... Ti ha battuto, Fabio! Bravo, Fabio! Batti un 5 virtuale, vai! Batti un 5 a Giada. Vabbè, devi sapere, Fabio, che tu mi hai battuto. Giada, in 3 anni di Gormiti Show, mi avrà battuto una volta. Non è vero, assolutamente, ti ho battuto anche altre volte. Fabio è stato super, super bravissimo! Bravo, Fabio! Bravo, che al primo Fabio. Colpo ti ha battuto. Va bene. La prossima volta magari ti sconfiggerò io. Allora, prima di salutarci, aspetta che metto Zarnok qui con noi. Prima di salutarci... Lo so cosa facete. Cosa facciamo? Aprite le braccia e le sterilizzate. Ma sei bravissimo! Ma sei bravissimo! Quindi facciamolo insieme, apriamo le braccia e facciamo un super gormabraccio! Sei pronto per condurre il Gormiti Show, Fabio? Ok. Noi ti salutiamo, ti mandiamo un grande bacio. Continua a seguirci, mi raccomando. Ci vediamo alla prossima, dai. Un abbraccione. Ciao. 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 Questo è un momento davvero tenero che abbiamo con i nostri amici, vero? È il momento più bello del Gormiti Show, secondo me. È vero. Ma partecipare è facilissimo, basta andare sul sito gormitishow.com e seguire tutte le indicazioni. Brava Giada, iscrivetevi perché così almeno ci mandate la vostra candidatura e vi aspettiamo qua, eh. Sì, e Johnny, lo sai che la scorsa settimana è finito il concorso Vinci Gormiti? È vero, chissà chi sarà stato il fortunello o la fortunella. Se siete stati tra i fortunati vincitori, mandateci le foto, noi vogliamo vederle, le facciamo vedere al Gormiti Show. Bravi, mandatecele. Giada, ora è arrivato il momento della bacheca. Gormitica! Oh. Allora, ci sono arrivate. Disegni, foto, c'è anche un lavoretto. C'è anche il lavoretto, andiamo. Iniziamo a leggere. Vai. Ma inizia tu. Allora, Mats ci manda un disegno e non leggo neanche perché ho già capito chi è. È Lord Sol, vero?
Luigi? Sì. Ah, visto, indovinato. Ciao Gianni e Giada, vi mando i disegni di Lord Sol. Vi seguo sempre, vi voglio tanto bene. Un grande abbraccio gormitico da Metz. Grazie mille, anche noi vi vogliamo bene. Guarda, avevo indovinato subito che era Lord Sol. Era proprio lui, identico. Beh, l'hai disegnato benissimo. Bravo, 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 bravo. Poi abbiamo una bellissima foto di Emanuele ed Edoardo. Vai. Ci scrivono: ciao Gianni e Giada, siamo Emanuele e Edoardo. Passiamo le giornate con le nostre e vostre sfide gormitiche guardandovi sempre. Siete forti, vi mando una nostra foto e un abbraccio gormitico. E voi siete più forti di noi, bravi. Guarda che belli con tutta la loro collezione. Wow, siete grandiosi, super gormitici, grazie. Poi Matilde e Marco ci mandano la foto del loro lavoretto, il cuore del titano che abbiamo fatto per la festa della mamma. Infatti ci scrivono: ciao Gianni e Giada, come state? Questa volta abbiamo realizzato insieme il cuore del titano. Io ho ricreato la forma col DAS mentre Marco mi ha aiutato a pitturare. Bello, wow. L'hanno fatto insieme. Bellissimo, poi è proprio bello. Bravi, 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 ottimo. Siamo contenti quando loro fanno i nostri lavori. È vero, è vero, a noi piace tanto. Io sono un po' pasticcione, però Giada è molto brava con i lavoretti. Gianni, per adesso la puntata è finita, dobbiamo salutare i nostri amici. È vero, però mandateci i disegni, le vostre dediche, le vostre lettere, qualsiasi cosa, gormitishow.com. Sì, e continuate a seguirci sui nostri social, Facebook, Instagram e il canale ufficiale di YouTube. Iscrivetevi al canale e mettete tantissimi like. Un saluto da Gianni e Giada, ciao!